L'opera Hellboy di Mike Mignola rappresenta un'innovativa fusione di elementi narrativi tratti dalla mitologia, dal folklore e dalla letteratura horror, offrendo una visione unica e complessa del genere del fumetto supereroistico. La trama si distingue per la sua capacità di intrecciare storie ancestrali con tematiche contemporanee, creando un universo narrativo ricco e stratificato. Al centro della storia troviamo Hellboy, un demone evocato sulla Terra durante la Seconda Guerra Mondiale da Grigori Rasputin e dai nazisti in un tentativo di utilizzare forze oscure a loro vantaggio. Tuttavia, Hellboy viene salvato dalle forze alleate e cresce sotto la tutela del professor Trevor Brattenholm, fondatore del Bureau for Paranormal Research and Defense. Nonostante la sua natura demoniaca, Hellboy si sviluppa come un individuo moralmente integro, spesso in conflitto con il suo destino predestinato di portare l'Apocalisse. La trama si sviluppa attraverso una serie di avventure in cui Hellboy, spesso accompagnato da altri membri del Bureau, affronta creature mitologiche, entità soprannaturali e minacce di origine esoterica. Queste missioni non sono solo fisiche, ma rappresentano anche una ricerca interiore per Hellboy, che lotta per comprendere la sua vera natura e il suo posto nel mondo. La tensione tra il suo ruolo predestinato e la sua scelta di resistere alle forze oscure che cercano di reclamarlo è un tema ricorrente che permea l'intera serie. Uno dei temi centrali dell'opera è la tensione tra destino e libero arbitrio. Hellboy, evocato come un'entità demoniaca destinata a portare l'Apocalisse, si trova costantemente in conflitto con questo destino preordinato. La sua lotta per definire se stesso al di fuori delle aspettative e delle profezie che circondano la sua esistenza solleva interrogativi fondamentali sulla natura dell'identità e sulla capacità dell'individuo di forgiare il proprio percorso, nonostante le circostanze della nascita o le pressioni esterne. Inoltre, Mignola affronta il concetto di dualità, in particolare la classica dicotomia tra bene e male. Nonostante la sua natura demoniaca, Hellboy manifesta una profonda umanità e un forte senso della giustizia. Questa ambiguità morale, presente non solo in Hellboy, ma anche in molte delle creature e degli antagonisti con cui entra in conflitto, sfida le nozioni tradizionali di virtù e peccato, suggerendo che la moralità non sia sempre chiaramente definita e che esista una complessità intrinseca nella natura dell'essere. Un altro tema ricorrente è l'interazione tra il mito e la realtà. Mignola attinge abbondantemente da mitologie, leggende e folklore di diverse culture, integrando queste storie ancestrali nel contesto contemporaneo dell'opera. Questa fusione tra antico e moderno non solo arricchisce la trama, ma offre anche una riflessione sulla persistenza e l'evoluzione delle storie che raccontiamo e su come queste storie plasmano e sono plasmate dalla società contemporanea. Dal punto di vista grafico, lo stile di Mignola, pur essendo radicato nelle tradizioni del medium, presenta innovazioni e peculiarità che contribuiscono a creare un'atmosfera unica e inconfondibile. Mignola fa un uso magistrale del chiaroscuro, sfruttando contrasti marcati tra luci e ombre per definire forme, spazi e atmosfere. Questa predilezione per le ombre profonde non solo contribuisce a stabilire un tono gotico e misterioso, ma serve anche a enfatizzare la natura spesso ambigua e dualistica dei personaggi e delle situazioni narrate. Le silhouette di Hellboy e delle altre creature
sono spesso delineate da contorni netti e audaci, mentre i dettagli interni sono resi attraverso ombreggiature dense e stratificate, creando un senso di profondità e tridimensionalità. Un altro aspetto distintivo dello stile di Mignola è la sua capacità di sintesi. Pur mantenendo un alto livello di dettaglio in certe aree, Mignola spesso opta per una rappresentazione semplificata e stilizzata di ambienti e figure. Questa scelta non solo conferisce un senso di casticità alle immagini, ma permette anche di focalizzare l'attenzione del lettore sugli elementi narrativi essenziali, eliminando dettagli superflui. Inoltre, Mignola dimostra una profonda conoscenza e apprezzamento per l'iconografia storica e mitologica. Le sue rappresentazioni di creature, simboli e ambienti attingono da un vasto repertorio di fonti culturali, integrando elementi di diverse tradizioni in una sintesi visiva coerente e originale. Questa fusione di stili e riferimenti contribuisce a creare un universo narrativo che, pur essendo profondamente ancorato in specifici contesti culturali, trascende le sue origini per assumere una qualità universale e atemporale. In definitiva, Hellboy di Mike Mignola emerge non solo come un caposaldo nel panorama del fumetto contemporaneo, ma anche come un'opera che sfida e rielabora le convenzioni del genere. Attraverso una sintesi magistrale di narrazione profonda e un'estetica visiva distintiva, Mignola ha creato un universo che trascende le sue radici nel medium del fumetto, offrendo una riflessione critica su temi universali come identità, destino e dualità. La sua capacità di intrecciare mitologia, folklore e tematiche contemporanee, unitamente a un approccio artistico innovativo e ricco di sfumature, rende Hellboy non solo una lettura essenziale per gli appassionati del genere, ma anche un testo di riferimento per chiunque si interessi alla potenza espressiva e alle potenzialità narrative del fumetto come forma d'arte.